Perfetto, tutti sono Otto di Pura Fibra Italiana e in questo video parleremo del nuovo starter pack e della nuova skin che uscirà. Si sa che ogni tanto l'Epic Games rilascia dei pacchetti super fighi di skin con un bundle che ti dà sia V-Bucks che deltaplani che altre cose ad un prezzo diciamo scontato. Però effettivamente conviene comprare questo starter pack oppure no? In questo video andremo a parlare proprio di questo. Questo è il nuovo bundle chiamato Deep Freeze Bundle, in italiano si chiamerà puro gelo, probabilmente puro ghiaccio, puro gelo penso comunque. In ogni caso, allora, il costo di questo bundle, udite udite, è di 30 euro. Ora, io 30 euro per queste robette non ce le darei manco morto. E adesso vi spiegherò perché secondo me. Cioè, facciamo un rapido calcolo. Allora, questa è una skin epica. E perché lo dico? Perché è semplicemente il recolor di una vecchia skin, che è questa qui. Vedete, questa skin è epica, quindi le skin epiche, quelle viola, costano 1500 V-Bucks, quindi 15 euro, diciamo. Parliamo in euro, non in V-Bucks. Ed è stata data gratis, tra l'altro, con Twitch. Ma torniamo al nostro amato bundle. Questo bundle qua, quindi, contiene una recolor di una vecchia skin. Facciamo finta 15 euro. Poi contiene questo fighissimo rampino, bla bla, quello che è, a stile invernale. Infatti è uguale a questo qua. Se voi lo guardate, è praticamente lo stesso identico piccone, con qualche modifica chiaramente, ma bene o male lo stesso. E questo piccone qua costa 800 V-Bucks. Dopodiché abbiamo questo deltaplano qua. E ora questi deltaplani in generale costano quasi sempre 1500, a meno che non siano particolari, nel senso che tipo magari hanno qualche animazione, hanno qualche roba, allora magari tipo quello dei fulmini costa 1200. Eccolo qua, tipo a meno che non sia Cloud Strike e quelle cose là fighe con le animazioni, chiaramente questi qua costano tutti 500, bene o male. Quindi, facendo due rapidi calcoli, 800, 1300 V-Bucks con questi qua, più 1500 con questi, che sono circa 2800 V-Bucks, che equivalgono a 30 euro. Però, in più nel bundle ci danno 1000 V-Bucks. Per 20 euro stiamo comprando tutte queste cose qua. Ne vale veramente la pena, secondo me? Allora, non starò qua a discutere se una skin è bella oppure no, perché io sono uno che critica spesso. Primo, preferisco le skin femminili a quelle maschili in generale. Non so perché mi piacciono di più, sono più belle da vedere e boh, è più figo. E secondo, questa skin non dico che sia brutta, ma non è una skin che sarà tipo tra le mie top preferite. Quindi il bundle questo qui non lo comprerò, ve lo dico già, perché secondo me non ha senso. Cioè non ha... Allora, se voi siete di quelli che shoppano una volta, ma una volta perché non potete proprio spendere tanto, non volete, comprate il Battle Pass, avete un sacco di skin, avete un sacco di adesivi, di balletti, di robe. Non comprate sti bundle del 30 euro per queste robe, che sta skin ti veniva data gratis, ti veniva data praticamente di un altro colore, senza gli occhialetti fighi, ma chi se ne frega degli occhiali, che tanto adesso vi piace tanto sta skin. Ma tra un mese ne uscirà una sempre più figa e voi direte: che merda questa, andiamo a usare la nuova. Certo che se dovevate fare un bundle, lo facevate fighissimo. Lo facevate con tipo il corvo, col suo zaino, col suo deltaplano, con la sua scia, con il suo piccone e con anche 1000 V-Bucks. Allora l'avrei preso, perché avrei detto: boia, questo bundle è fighissimo, non ho mai visto niente di così figo. Oppure mi fate un bundle super fighissimo, tipo di qualcos'altro. Ma il discorso è che qua non c'è neanche la scia, tra l'altro, e non c'è neanche un balletto. Se ci fossero state le scie e i balletti, magari ci avrei pensato, avrei detto: ma così? No, assolutamente no. Cioè, fa proprio schifo. No, secondo me, ma non la skin in sé, ripeto, non stiamo parlando della bellezza della skin, che quella è relativa, può piacere, può non piacere. Sto parlando dell'offerta. E per me, questa offerta è no.
No, 30 euro, non li vale tutta sta roba, non li vale, non li vale niente perché è una recolor di una skin. Boh, ripeto, secondo me no, fatemi sapere quello che ne pensate voi, ma secondo me no. Anche oggi ringraziamo la pura Pepe dell'Anastron qua, grazie mille per essere iscritti, noi siamo già in 171.000 che siamo sempre più. Commentate con quello che ne pensate voi di questo bundle, di questo pack, se lo prenderete oppure no. Lasciate un mi piace se vi è piaciuto il video, condividetelo con i vostri amici e noi ci vediamo ad un prossimo video, ciao!